Consiglieri, buongiorno, procediamo all'appello e apriamo la seduta odierna. Allora, prego. Lozzi Monica, assente. Alabisio Maura. Ariano Maria Cristina. Biondo Francesca. Candigliota Marco. Carlone Domenico. Cerquoni Flavia. Ciancio Antonio. De Chiara Claudia. Giannone Attilio. Giuliano Fulvio. Gugliotta Francesco. Guido Roy Andrea. Gunnella Alessandro. La Zazzera Anna Rita. Lazzari Maurizio. Pompei Luigi. Principato Antonio. Rinaldi Stefano. Sente giustificato. Stelitano Rocco. Tosatti Eugenio. Toti Sandro. Triputi Angela. Vitrotti Valeria. Zitoli Elisa. Allora, degli assenti ce ne sono due giustificati, che sono il consigliere Pompei e il consigliere Rinaldi. Allora, 14 presenti. 14 presenti, constatato il numero legale, possiamo dare avvio. Ok, buongiorno, prima di cominciare nominiamo gli scrutatori, che sono Triputi, Alabisio e Cerquoni. Sì. Suonerie, grazie. Intanto che consiglieri si accomodano, procediamo con il primo punto all'ordine del giorno. Abbiamo alcuni atti. Il primo trattasi della proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta numero 8/2017, indirizzi per la predisposizione del bando di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica dei nidi delle sezioni Primavera e Ponte nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado, site nel territorio di Roma Capitale, periodo 1 settembre 2017, 31 luglio 2020. Allora sì, c'è un emendamento aggiuntivo, ok, su quest'atto qui, adesso immagino faremo le fotocopie per distribuirle ai consiglieri. Vedo un po' di movimento, c'è solo questo o ce n'è un altro? C'è qualcosa? Grazie.
ce ne... Due emendamenti. Quindi due emendamenti su questo atto. Perfetto, quindi cominciamo con la presentazione. Chi vuole presentare? Il consigliere Giannone. Prego, consigliere. Grazie vicepresidente e gentili colleghi. Allora, oggi presentiamo, diciamo, la nostra espressione di parere su questo atto di giunta che ci è arrivata, questa proposta di deliberazione che ci è giunta dal Campidoglio. Allora, è un atto che abbiamo diciamo, valutato in commissione venerdì scorso, ed è un atto la cui finalità è quella di individuare diciamo, gli indirizzi per la predisposizione del nuovo bando per la refezione scolastica, che dovrà essere predisposto a breve. Dunque, diciamo, questo atto viene a seguito di un lavoro della giunta, quindi dell'assessora alla persona Baldassarre, in seguito anche a varie commissioni in Campidoglio, commissioni capitoline, in particolare quella del 16 novembre scorso, in cui, congiunta con Ambiente, in cui si sono discussi molti criteri, molte indicazioni tecniche e pratiche sulla predisposizione di quelli che dovranno essere le indicazioni da inserire nel capitolato speciale d'appalto, che poi in qualche modo dà forma al bando, dà sostanza al bando. Come commissari abbiamo preso visione della delibera, della proposta di delibera, e in particolare la delibera è formata da stabilisce quattro punti, il primo del quale attiene a quelli che sono gli indirizzi veri e propri di predisposizione del capitolato speciale d'appalto. In particolare sono descritte alcune linee che l'assessorato vorrebbe portare avanti, alcune diciamo, abbastanza diciamo, forti, come per esempio l'inserimento dei nidi capitolini alla gestione diretta. La gestione diretta è quella che attiene appunto la predisposizione di questo bando, e poi alcune affermazioni che, diciamo, riguardo la qualità, no, di quella che dovranno essere i prodotti utilizzati, e quindi si prevede di confermare quello che già c'era nel vecchio bando, quindi l'utilizzo di prodotti di origine biologica, e di dare un impulso su quelli a filiera corta, DOP, IGP. Oltre che introdurre ulteriormente, rispetto a quello che è l'attuale capitolato speciale d'appalto, il concetto di riutilizzo, cioè di lotta agli sprechi, che in qualche modo deve prevedere il riutilizzo sia degli alimenti non, diciamo, non sporzionati, e quindi non sono stati utilizzati, ma anche quelli già sporzionati, cioè quelli già utilizzati nelle varie forme, quindi dando i primi ad associazioni caritatevoli, e quindi affinché non vadano buttate perché ancora comunque edibili, mentre per le seconde di dare diciamo, gli scarti a canili e gattili, in modo che possano comunque continuare ad essere utilizzate per il nutrimento comunque degli animali, dei nostri cari amici animali. Dopodiché, diciamo, il secondo punto si stabilisce che al termine di questo triennio l'unico sistema di gestione delle mense dovrà essere quello centralizzato. Attualmente, ricordiamo che sono in vigore
metodi, quello centralizzato, cioè che fa capo al Comune di Roma che predispone il bando, il capitolato speciale d'appalto e il bando, e poi quello in autogestione che ogni preside ha la facoltà di attivare sempre sulla base del capitolato speciale d'appalto messo a disposizione chiaramente del Comune. Sono attualmente due modalità e nella delibera si fa riferimento a studi e a diciamo indicazioni anche precedenti legate a necessità di economicità, per cui si prevede, dice questa disposizione, che dal luglio 2020 non potrà più esservi alcun sistema diverso da quello centralizzato. E naturalmente al punto 3 diciamo il dispositivo prevede che quello che è il personale dipendente che attualmente lavora nei centri di cottura del Comune debbano poi essere ricollocati. A dire il vero, diciamo che ci diceva la dirigente del servizio del Dipartimento che i cuochi, il personale con qualifica di cuochi sono veramente ormai pochi, non più di una quarantina, e man mano, diciamo, con l'approssimarsi della pensione, in qualche modo non vengono rimpiazzati, per cui di fatto il servizio è in appalto poi a società esterne, quindi di fatto l'internalizzazione sta avvenendo comunque meno. E poi insomma al punto 4 invece c'è quindi il dispositivo che dà mandato agli uffici di predisporre i conseguenti atti di gara, tenendo presente anche nelle ultime due righe, così è specificato, di quelli che sono stati tutti gli approfondimenti metodologici ed operativi condivisi a seguito di percorso partecipativo e poi perfezionati dall'assessore competente. Ricordiamo che ci sono state in diverse sedute sia di commissione, ma anche la stessa assessora ha più volte incontrato gli assessori dei municipi, di tutti i municipi del Comune di Roma, per condividere le linee guida più nel dettaglio. Il 22 novembre l'assessora ha poi emesso una memoria di giunta in cui venivano declinati tutti questi aspetti nel modo più tecnico e preciso. In sede di commissione i commissari hanno valutato positivamente i punti, gli elementi indicati al primo punto di questa proposta di delibera, con qualche riserva riguardo al secondo punto, relativamente al passaggio in modo categorico al sistema gestionale in appalto centralizzato, in quanto attualmente esiste un meccanismo previsto dalla delibera 42 del 2009, se non ricordo male, che prevede i cosiddetti avanzi quote mensa, cioè quella parte di quota che è pagata comunque dai genitori per il pasto dei propri figli, ma non effettivamente consumati perché magari assenti e quindi non erogati dalla società fornitrice, possano rimanere nella disponibilità dei consigli d'istituto, previo ovviamente e quindi con la possibilità che vengano utilizzati per progetti educativi della scuola. Quindi diciamo che abbiamo valutato la possibilità che le scuole possano continuare a mantenere questo, chiamiamolo, tesoretto, qualora ve ne sia, diciamo, la capacità di crearlo, per quelle che sono le esigenze di funzionamento, o meglio di progettualità più che di funzionamento, di progettualità che le scuole possono diciamo intravedere e mettere in atto durante l'anno scolastico. È pur vero che in una seduta ultima di commissione capitolina, mi pare proprio questa settimana, si è discusso sul discorso dell'autogestione e sulla sua effettiva
efficacia finanziaria, nel senso che pur essendovi delle scuole con particolarmente virtuose che riescono in qualche modo a trarre un beneficio da questo tesoretto, perché riescono a gestire molto bene il rapporto con le famiglie, esistono tuttavia delle situazioni in cui le scuole non riescono a gestire le morosità, cioè esistono delle situazioni di disagio evidentemente per cui le famiglie non riescono a pagare le rette completamente, generando quindi delle perdite nel bilancio di questo appalto in autogestione. Chiaramente le scuole hanno una solidità finanziaria non come quella del Comune di Roma, per cui a volte quelli che sono i residui mensa vanno in parte a coprire le morosità, ma non sempre, e quindi le scuole si ritrovano un bilancio negativo su questa voce. E quindi oltretutto con la difficoltà di riuscire a poi recuperare queste somme, in quanto non è sua competenza, e quindi abbiamo capito che esiste una forte difficoltà in questo senso. Quindi da questo punto di vista forse il passaggio in gestione diretta, quindi gestione centralizzata al Comune, potrebbe senz'altro risolvere il problema per le scuole, che vedrebbero in qualche modo ad essere sollevate da questo problema, portandolo a carico dell'intera comunità cittadina e non solamente di quella territoriale. Noi ci siamo astenuti proprio perché volevamo in qualche modo valutare questo secondo punto, innanzitutto in riferimento a quello che è la legge sull'autonomia scolastica, che permette comunque alle scuole di fare appalti, anche se poi maggiori approfondimenti abbiamo, almeno io personalmente ho approfondito e ho sono venuto alla conclusione che la gestione dei servizi puntuali come quello della refezione non fanno parte dell'autonomia scolastica, quindi tutto sommato questo secondo punto non va contro nessuna delle leggi dello Stato, però tuttavia rimaniamo dell'opinione che dare la possibilità alle istituzioni scolastiche di decidere se nella propria comunque autonomia e comunque usando la propria sensibilità di capire se continuare o mantenere quello che è lo status di gestore di un appalto scolastico, perché ritenuto efficiente finanziariamente e non solo naturalmente, o se invece decidere di passare ad una gestione centralizzata, sgravandosi quindi di un peso che magari possono ritenere non congruo e non opportuno sostenere. Io ho terminato, quindi le considerazioni che abbiamo fatto in commissione sono state essenzialmente anche di un altro, aggiungo un ultimo punto, che è quella della tariffazione. Abbiamo valutato positivamente, come dicevo, il primo punto in cui si dava un impulso, un incremento all'utilizzo di cibi bio, DOP, filiera corta, tuttavia abbiamo comunque fatto una considerazione riguardo alle tariffe. Vorremmo in qualche modo che tutto ciò venisse in qualche modo non a ricadere sulle famiglie attraverso un aumento della tariffa, tenendo conto che con questa deliberazione l'assessorato ci dice che comunque si potranno fare delle economie, per cui noi riteniamo che queste economie debbano essere in qualche modo utilizzate per comunque sia mantenere i prezzi e le tariffe ai genitori coerenti con quello che attualmente
la situazione. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? No. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie Presidente della Commissione Scuola. E qualche settimana fa mi sono accorto che sul sito ufficiale del Comune di Roma è apparsa una notizia molto importante che mi sono premurato di riscrivere proprio perché ho notato che si voleva lavorare, anzi c'era una dichiarazione puntuale in cui stravolgimento, novità straordinarie, le mense scolastiche giunta approva nuovi criteri di affidamento del servizio, non accorgendosi che quanto dichiarato dall'assessore esiste già nel capitolato in essere, perché di una cosa, di errori se ne sono fatti tanti, però sull'aspetto della refezione scolastica è un fiore all'occhiello che ci hanno un po' invidiato in tutta Europa per tutto quello che si è fatto in questi anni, partendo soprattutto dalla giunta di Veltroni, in cui una Commissione europea addirittura ha voluto visitare un incontro con le dietiste, con le nostre dietiste rispetto ai prodotti e a come veniva gestito questo servizio primario per gli utenti. Quindi io mi sono accorto che l'uso dei prodotti biologici DOP esisteva. Quindi ho invitato con una nota anche scritta ai giornali di ritirare queste affermazioni dicendo che finalmente si arriva a degli standard elevati riproponendo la filiera corta, riproponendo l'utilizzo di mezzi, tutte cose che onestamente nel capitolato che è andato in gara c'erano. Andiamo all'aspetto dell'autogestione. Nel nostro municipio ci sono alcune scuole virtuose che pur non avendo la disponibilità di una segreteria con le competenze per fare un bando di importo così rilevante riescono comunque a promuovere un bando autogestito. Vuol dire che le risorse le deve riscuotere la scuola, la deve riscuotere la scuola che fa il bando, e naturalmente le economie, cioè i ribassi, possono essere spesi per dei progetti didattici, per delle migliorie. Qualcuno ci ha provato un po' di tempo fa a mettere l'obbligatorietà dell'appalto centralizzato, ma per un semplice motivo, proprio per questo, perché le economie tornavano al Campidoglio. Invece avere la possibilità che le scuole spendono e riescono a fare un bando centralizzato, pur nella difficoltà di, come diceva prima qualcuno, di riscuotere le morosità, ma sono state risolte perché le riscuotono direttamente le ditte che vincono, e quindi hanno tutto l'interesse a gestire questa porzione di introiti che non entrano. Quindi siamo d'accordo a eliminare il secondo punto. Si chiede il mantenimento dell'attuale sistema che consente la scelta di parte degli istituti comprensivi tra l'autogestione e la gestione diretta. L'autogestione comporta sicuramente un'organizzazione complessa a carico delle segreterie scolastiche, cui spetta la rendicontazione e va riportata ai municipi competenti per l'erogazione delle tre tranche della quota comune, 35% all'inizio dell'anno, 45% intermedio e il 20% a fine. Le famiglie versano infatti, secondo il calcolo dell'ISE, il loro importo diversificato.
alla ditta aggiudicatrice, come dicevo prima, spetta la riscossione delle quote morose, e quindi la situazione è ben evidenziata dal fatto che nel nostro municipio, non so se quanti di voi sanno quale hanno optato per il sistema di autogestione, da noi c'è, nell'ex nono c'era la Manzoni, da questa parte invece c'erano varie scuole, tra cui la Puccini, la Roi, che non sta più nel nostro municipio, e altri istituti comprensivi. Mi soffermerei nel capitolato invece di dare valenza e riscontro all'offerta più importante. Le nostre scuole, grazie a questa gara che si effettua, diciamo, le ditte devono offrire, oltre a un prezzo base per il costo del pasto, devono offrire un miglioramento alle strutture attraverso delle offerte migliorative, che a parere mio e per quello che ho potuto osservare in tutti questi anni sono una parte rilevante, perché la maggior parte dei lavori fatti in tutte le mense, in tutte le refezioni delle nostre scuole, sono state fatte attraverso quelle risorse che la ditta ha offerto in fase di gara. Ma in che percentuale si valuta l'offerta migliorativa rispetto all'offerta economica? Se l'offerta economica è basata sul prezzo del costo del pasto, 5,49 euro, e quindi il ribasso deve avere un regge che non può scendere al di sotto del 4 assolutamente, se no andiamo ad abbassare veramente il livello della qualità. È ovvio che bisogna valutare, a parere non solo nostro del PD, ma a parere un po' di tutta la platea che sta lavorando su questa proposta di deliberazione, è quella di spingerci fino a un 80%. Ma sostanzialmente invece si sta cercando di capovolgere o far finta di muovere qualcosa che sostanzialmente potrebbe essere lì migliorata solo, come dire, dall'aspetto del controllo, più controllo di quello che si fa. Si tende a cambiare, come dire, il disciplinare, il capitolato in cui quasi tutto già era in essere. Prova evidente, basta chiederlo a dietetiste, vi racconteranno che quanto formulato in questa proposta esisteva già, tranne che l'obbligatorietà di rendere, come dire, obbligatorio il fatto di fare un appalto unico. Ma un'altra idea semplicissima potrebbe essere quella, invece di fare unico bando, unico lotto, fare 15 lotti per i 15 municipi, sarebbe abbassato il prezzo, andava non soglia europea, diventava più facile di gestione anche per i municipi, per tutti, quindi si poteva optare per questa scelta. Invece cerchiamo di muovere delle certezze che hanno dato sinora dei menu e un sistema che ha funzionato molto molto bene. Quindi io, come dire, spero nei prossimi interventi di capire meglio, visto poi ci stanno degli emendamenti anche successivi presentati dalla stessa maggioranza, ma ribadisco una contrarietà a questo modello di propaganda su quello che non è una propaganda, ma deve essere un lavoro consueto, silente, ma che vada nella direzione corretta, perché promuovere sul sito del Campidoglio questo annuncio e poi uscire con questa delibera mi sembra alquanto
sconcertante in un momento in cui forse pensano ad altro, non hanno pensato assolutamente agli standard elevativi come l'assessore alle politiche scolastiche ha presentato, quando in effetti non fa altro che riproporre quello che già le passate consigliature e amministrazioni hanno effettuato nel tempo. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Volevo intervenire più che altro perché visto che i due colleghi che mi hanno preceduto hanno ampiamente spiegato quelle che potevano essere insomma le titubanze, le riflessioni, però devo anche aggiungere che nella Commissione c'è stata la possibilità di poter dare un contributo a prescindere. Lo dico perché proprio mentre stavamo ragionando sulla questione c'era una certa insomma incertezza, si voleva votare favorevoli, poi comunque si è passati a un'astensione in virtù di fare poi un emendamento, dicevamo c'era anche appunto la collega Biondo con cui ci siamo confrontati e abbiamo sollecitato anche il Presidente a poter verificare la possibilità di fare appunto un emendamento che andasse nella direzione di evitare eventualmente diciamo così delle imperfezioni in questo iter, no? Dell'approvazione dell'atto. E aggiungerei appunto qualcosa proprio sull'emendamento che penso che sia esplicito il suo fine, insomma, quello di dire al di là del nostro posizionamento ci preoccupiamo soprattutto del fatto che siamo aperti all'inserimento ovviamente del prodotto di una qualità maggiore per quanto riguarda le mense, però questo non deve andare a gravare sul un aumento di costo per gli utenti, quindi per le famiglie, perché dobbiamo ricordarci che comunque la città di Roma per quanto riguarda il discorso delle rette delle mense, insomma, mi sembra che non sia tra le più basse, insomma, quindi bisogna avere una sorta di accortezza e questo con questo emendamento mi sembra che andiamo in quella direzione e tutelare, come diciamo anche con la collega Biondo e insieme anche al Presidente della Commissione e ai commissari, di tutelare quello che possa essere un percorso virtuoso che ne deriva dalle scuole che hanno appunto dei plessi scolastici che hanno all'interno una autogestione per quello che riguarda il discorso della refezione scolastica. Questo perché? Perché da quanto appunto ci veniva chiesto dall'alto di omogenizzare nel 2020 una sorta di equilibrio e quindi accentramento da parte dell'amministrazione comunale nella gestione totale di queste mense, beh, è anche vero però, da una parte avremmo probabilmente un risparmio e un controllo diretto, però è anche vero che ci sono queste realtà che hanno dimostrato non solo il fatto di poter comunque gestire direttamente, ma hanno dimostrato il fatto che sarebbe utile questa gestione in quanto rimarrebbe nella loro disponibilità quella differenza di pasti non consumati e che ogni dirigente scolastico, no, ovviamente poi è una manna dal cielo perché quelle piccole economicità che rimangono le utilizza all'interno della propria scuola. Per cui quindi mi sembra che questa commissione abbia messo in evidenza i due aspetti principali
da mettere in evidenza, quindi da porre alla questione romana, e quindi questo penso che sia stato il risultato, che anche insieme appunto una collaborazione con l'opposizione abbia dato, abbia prodotto una riflessione interessante che ha poi, diciamo, sfociato nell'emendamento che noi abbiamo comunque, che dovremmo comunque ragionare e discutere. Grazie. Altri interventi? Consigliere Biondo e poi il consigliere Totti. Totti. Ci piacerebbe a tutti. Dopo Sanremo mi hanno detto che c'era Totti, quindi. Però è questo il problema, la differenza di ingaggio, mannaggia. Sandro, perdono. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Solo per aggiungere alcune cose, perché il consigliere Giuliano ci teneva evidentemente che intervenissi, quindi sì, per confermare quanto ha detto e per ringraziare il Presidente della Commissione per il lavoro che abbiamo fatto la settimana scorsa in Commissione, che però io penso sia, diciamo, in parte imparziale, e voglio spiegare perché, per correttezza anche nei confronti dei miei colleghi di Commissione. È vero, in quella Commissione eravamo tutti un po' confusi quando è arrivata questa proposta di deliberazione, perché effettivamente, diciamo, tutte le volte che si discute delle linee guida per l'affidamento di un bando, in particolar modo per un tema così delicato qual è l'alimentazione negli asili nido, abbiamo voluto fare, diciamo, una verifica e un approfondimento maggiore, tant'è che io avevo chiesto in Commissione anche di rivederci magari in una Commissione straordinaria per approfondire alcune questioni, perché appunto avevamo discusso il tema dell'autogestione e dell'opportunità che hanno ad oggi le scuole di tenere per sé i soldi che si risparmiano dalle assenze quotidiane degli alunni. Avevamo chiesto anche che fosse appunto garantito un prezzo per le famiglie, perché a volte la qualità diventa sinonimo di aumento dei prezzi, e in questo caso soprattutto perché tutti noi conosciamo le rette già molto alte degli asili nido, non avremmo potuto avallare una cosa del genere. E quindi io confermo, diciamo, quanto ha detto il consigliere Giuliano rispetto al fatto che abbiamo fatto una discussione lunga. Dato che però poi la successiva commissione non c'è stata, io questo approfondimento l'ho fatto, diciamo, per conto mio e con i consiglieri del Partito Democratico, perché sinceramente non mi sentivo in quel momento preparata per esprimere un parere definitivo, tant'è che, come gli altri consiglieri della commissione, mi sono espressa per un parere momentaneamente di astensione. Ecco, stavo dicendo, io ho fatto degli approfondimenti e ho verificato innanzitutto che questa è una deliberazione che prevede delle linee guida rispetto ad un bando per l'assegnazione della mensa, e quindi la mia stessa considerazione rispetto ai costi, quello che diceva prima, diciamo, che hanno detto sia il consigliere Giannone che il consigliere Giuliano, e che era effettivamente una mia proposta, cioè quella di mantenere i costi in misura ridotta, non era un tema che andava inserito in questa deliberazione. Quindi mi assumo questa responsabilità, ma vi spiego il perché. Appunto, nel frattempo ho studiato e ho capito che in questa deliberazione non c'entrano nulla i costi, sono semplicemente delle linee guida, perché i costi restano quelli che vengono previsti sulla base dell'ISE e delle famiglie, a prescindere dal bando stesso, e quindi questa considerazione secondo me non è più pertinente. Secondo poi c'è un altro tema, ovvero quello dell'autogestione. Abbiamo detto che le scuole possono scegliere se utilizzare questo sistema o no. Ecco, io penso che a questo punto avremmo potuto direttamente eliminare il punto 2 della deliberazione, in cui c'è questa previsione al 2020, perché non è, diciamo, una direttiva europea o nazionale, per cui anche su questo ci possiamo esprimere, e io penso che avremmo dovuto avere più coraggio.
ero anche disponibile proprio in commissione, avevo detto di riservarmi anche addirittura a votare favorevolmente, perché penso che questo sia un tema che non ha colore politico, ma che deve garantire e tutelare innanzitutto i bambini e poi le famiglie. Ripeto, ho fatto degli approfondimenti e penso invece che la nostra discussione quel giorno non è stata pertinente. Grazie. Consigliere Toti, facoltà di parola. Sì, anche rispetto a questo mi sembra che la Commissione abbia fatto un buon lavoro e ha toccato quelli che sono i temi centrali rispetto al discorso degli indirizzi che noi dobbiamo dare rispetto a questo tema, come ho detto, importante. I tre temi che sono stati toccati, che io penso fondamentali, è quello, il primo, la lotta agli sprechi, che questo è un tema molto sentito e molto importante, ragazza, non soltanto su questo ma anche su tutti quanti i temi in discussione a livello comunale. E l'altro è il tema rispetto all'autogestione. Rispetto all'autogestione io penso che sia un discorso che rientra, anche se non per legge, al rispetto dell'autonomia scolastica, e perciò il fatto di ribadire questo con un emendamento aggiuntivo mi sembra molto pertinente e importante. In ultimo, perché questi temi sono stati già trattati in modo serio dai consiglieri che mi hanno preceduto, però ecco, voglio mettere anche al centro un tema che io penso non sia soltanto nella scuola ma sia un tema a livello nazionale, rispetto al discorso dei cibi biologici integrali, il discorso della qualità alimentare. Gli ultimi studi hanno visto che rispetto alle malattie e rispetto alla salute il tema del biologico, dell'integrale, comunque il tema di un'alimentazione corretta sia rispetto alle malattie centrale. Se noi consideriamo che rispetto all'inquinamento atmosferico l'incidenza sul mare rientra intorno al 7-8%, il 50-60% della malattia avviene determinato da una dieta scorretta e comunque da alimenti non di qualità. Perciò ecco, rispetto ai bambini questo è un tema importante, fondamentale. Ci sono state polemiche nel passato, non tutto è andato bene, ci sono stati nel passato delle forti tensioni rispetto ai cibi dati ai bambini nelle scuole, ci sono state polemiche forti a livello di stampa. Io penso che rispetto a questo invece bisogna avere la massima considerazione, la massima attenzione per dare ai nostri bambini un cibo ad alta qualità nelle nostre scuole. Grazie consigliere Toti, ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, passerei alla discussione degli emendamenti nell'ordine in cui sono stati presentati, tanto erano emendamenti aggiuntivi, quindi paritaria urgenza, direi. Allora, sì, il primo emendamento è un emendamento aggiuntivo ed è quello che è stato discusso in commissione quinta. E vi ricordo che per gli emendamenti c'è la presentazione, 5 minuti, poi può intervenire un rappresentante per gruppo politico per altri 5 minuti e poi si passa alla dichiarazione di voto. Quindi c'è un relatore per questo emendamento, consigliere Giannone. Grazie Presidente. Allora, l'emendamento, come anticipavo prima, proviene dalla discussione, quindi dall'espressione di parere e dalle osservazioni che abbiamo fatto in sede di commissione. Diciamo, l'emendamento quindi vuole fare in modo che le nostre osservazioni possano poi essere inserite nella nostra deliberazione di espressione di parere sulla deliberazione di cui stiamo discutendo. Diciamo che i punti io mi sono limitato a riscrivere i punti in un formato di osservazione, così come
usciti dalla seduta di commissione, però accolgo, diciamo, potrei essere d'accordo con la consigliera Biondo riguardo l'osservazione relativa al livello delle tariffe di servizio. Io avevo inserito entrambi queste osservazioni per correttezza, visto che erano state condivise in commissione, però vorrei, diciamo, se sono d'accordo, sono anche, diciamo, sarei disposto in qualche modo a rivedere l'emendamento per adeguarlo alle considerazioni della consigliera Biondo, che mi sento di condividere. Per cui chiederei, se possibile, una sospensione per riformulare l'emendamento secondo queste indicazioni. L'Aula concorda con la sospensione? Allora, quanto più o meno serve? Ce la facciamo in 10 minuti? Allora, sospendiamo la seduta per 10 minuti. Se i consiglieri riprendono posto, possiamo riprendere la seduta. La voglia. Dobbiamo purtroppo aspettare il segretario, noto. La chiamiamo? Ah, è vero, ma neanche io. Ma stavo a cercare il segretario. 10 minuti quando è che... Sì. Allora, possiamo riaprire? Allora, io lascerei la parola al relatore per spiegare. Abbiamo capito che c'è stata una variazione nell'emendamento, quindi... Allora, o la spiego io, è comunque abbastanza facile. È stato eliminato il secondo punto, quello che leggo testualmente: dopo le parole del decreto numero 4 del 23 gennaio 2017, il seguente testo con la seguente osservazione: ritenendo favorevole l'ampliamento dell'utilizzo di prodotti di origine biologica e l'utilizzo di prodotti DOP, IGP, equosolidali biologici e a filiera corta, e si è mantenuto l'attuale livello delle tariffe del servizio offerto all'utenza. Quindi questo viene eliminato. Viene eliminato poi dal punto successivo il testo per quegli istituti scolastici che con comportamenti virtuosi riescano a gestire l'appalto con risultati di bilancio positivi. Quindi questo viene eliminato e adesso l'emendamento risulta quindi composto in questa nuova maniera. Sì, consigliere Giannone, vuole aggiungere qualcosa? Altrimenti poi passiamo al... dire che, diciamo, questo, ribadire il fatto che questo è un emendamento che scaturisce da comunque una condivisione in commissione, per cui ho favorevolmente, diciamo, accolto l'indicazione della consigliera per... diciamo, riportarlo secondo quelle che sono le indicazioni uscite anche in aula, condivise quindi con tutti. La prima parte di esprimere parere favorevole rimane in quanto propedeutica all'inserimento dell'osservazione in delibera di espressione parere. Grazie. Sì, ci sono interventi, consigliera Biondo. Chi dei due prima? Io vi ho visto insieme più o meno. Consigliere Ciancio. Pochi minuti, grazie Presidente. Per
come dire, io apprezzo la generosità dei consiglieri, del consigliere presidente della commissione scuola, tra parentesi un insegnante, per cui ha una sensibilità molto elevata per quanto riguarda la scuola, ma trovo bizzarro che la maggioranza capitolina promuove una delibera, viene, ci manda, ci propina una delibera in cui dice di cambiare delle cose che stranamente devono essere poi, e qui bisogna ammetterlo, bocciate da questa maggioranza del municipio, ma non solo da questa, proprio nel cuore della proposta questa viene smentita dall'emendamento, quindi smentita, allora a questo punto non serviva neppure impelagarsi, mettersi in mezzo e prendersi meriti che non appartengono rispetto a quello che c'era. Il capitolato era ben fatto, è un capitolato in cui tutto quello che ribadisce nei vari punti, nessun emendamento potrà migliorare il capitolato in essere. Ho detto solamente una cosa può migliorare questo capitolato, il controllo. Il controllo è un'altra cosa, le opere che vengono collegate al capitolato. Ogni ditta dice io faccio l'impianto termico, metto i quadri elettrici delle mense e la fa l'offerta quando fa l'offerta, quando si fa... Ecco nelle linee guida cosa bisognava mettere. Nelle linee guida bisognava andare al cuore del problema, che non sono queste... bizantinismi o forme alquanto propagandistiche. Il cuore del problema è che le nostre mense dove vanno a mangiare i bambini funzionano perché nel capitolato si è messo dall'inizio che venivano fatti gli impianti, ad esempio erano acustici di assorbimento e li hanno fatto, hanno messo i vetri, hanno messo i quadri elettrici, questi non è soldi del capitolato. Cioè la ditta si è impegnata a fare quelle opere. Ora, se noi vogliamo cambiare questo e vogliamo andare nella direzione che si può mangiare meglio, noi dobbiamo andare al cuore dell'offerta più grande, che è l'offerta tecnica. L'offerta tecnica, lo ribadisco, proprio per questo io, e penso anche tutto il PD, non si può sentire... come dire, accontentato da un emendamento che poi boccia se stesso. Qua siamo a bocciare una delibera che è arrivata dal Campidoglio con emendamenti, piccolini, bizantinismi che non portano da nessuna parte se non si va al cuore del problema. Io lo dico perché, come dire, il Presidente della Commissione Scuola ha una sensibilità, legge molto, ma si vede che il capitolato in essere che è a disposizione nel pacchetto della Presidenza della Commissione Scuola è a disposizione. Ci sono le nostre dietiste che potevano venire in commissione a ribadire quello che hanno sostanzialmente detto ai giornali in questi giorni, ma come si permette di dire un assessore che fa un capitolato migliorativo? Migliorativo vuol dire esplorare quello che c'è in essere veramente, altrimenti continuiamo a dire sì, lo fa il bando a scuola o no. Poi un altro problema, vogliamo che le scuole facciano l'appalto centralizzato, non aboliamo le segreterie didattiche. Quindi quando si fa il dimensionamento, guardiamo pure a questa cosa, ogni volta che si fa un dimensionamento si abolisce una segreteria didattica e quindi non c'è personale adatto per fare il bando, perché per fare il bando europeo ci vogliono personale qualificato che faccia un bando con le regole che impongono, come dire, tutti gli stati che formulano correttamente e in modo legittimo le gare. Molti municipi devono rivolgersi a figure che non hanno in altri, dico, scuole per redigere il bando sull'autogestione, perché si tratta di un bando europeo sopra soglia, l'ho già detto prima. Io mi taccio dicendo che anche con questo emendamento è una roba non masticabile e non votabile. Grazie. Sì, ci sono altri interventi? Lui ha fatto la presentazione, poi può fare l'intervento. Sì, consigliere Giannone. Grazie, volevo solamente puntualizzare che gli elementi di novità ci sono. Parlo in nome del gruppo. Prima ho presentato, adesso parlo a nome del gruppo. Allora, un consigliere, il relatore, può riintervenire da regolamento, quello vigente adesso, può riintervenire come consigliere durante il dibattito. Assolutamente. Quindi, tranquillo. Il
E vada avanti, consigliere Giannone, per favore. Allora, volevo semplicemente portare all'attenzione di quest'Aula che gli elementi di novità ci sono. Naturalmente il capitolato precedente, non dico che non sia un buon capitolato, dico che però c'erano alcuni buchi che ho visto essere stati in qualche modo ricoperti, okay, da alcune di queste linee guida. Alcune naturalmente ricalcano quello che già c'è, perché ogni volta si parte da capo, no? Ogni volta viene fatto un nuovo capitolato ribadendo quelle che sono le cose positive del precedente, aggiungendone altre di innovative. Allora, è vero che era presente la possibilità di usare prodotti biologici, viene ribadito che i biologici chiaramente ci debbono essere, ma ci devono essere anche quelli DOP, IGP, ecosolidali, quelli del nostro territorio. Biologico non significa che deve essere del nostro territorio, significa che deve essere biologico. Quanti sono i prodotti biologici poi utilizzati effettivamente nelle scuole? Questo vorrei sapere. Poi, quante siamo attenti all'ambiente, siamo attenti all'ecologia? Quante sono le scuole che utilizzano i piatti di carta ancora, anzi di plastica? Allora, nelle linee guida ci sono scritte che devono essere utilizzate le lavastoviglie, devono essere inserite le lavastoviglie, perché senza lavastoviglie i piatti di ceramica non si possono usare. L'indicazione dell'assessore è chiaro: lavastoviglie, perché si devono usare piatti di carta, piatti di plastica e posate di metallo, ok? Perché non dobbiamo introdurre altra immondizia con tutta l'immondizia che ci sta sotterrando. Terzo, le fasce di grammatura. Quante volte abbiamo ascoltato dai genitori, dai comitati di genitori, che i bambini di prima elementare mangiano esattamente come quelli di quinta? E allora abbiamo chiesto, come consiglieri, e abbiamo ottenuto che fosse suddivisa la fascia delle elementari in due sottofasce, quelli di prima, seconda e terza elementare e quelli di quarta e quinta. Quelli di quarta e quinta mangiano di più di quelli di prima, seconda e terza, hanno bisogno di un maggior apporto. È bene che prima non c'era, quindi il ragazzino di quinta doveva mangiare come quello di prima, o il primo ingrassava o il quinto rimaneva magro. Tariffe, aggiudicazione del bando, è giusto che sia data priorità alla qualità. Nel tempo il bando iniziale prevedeva, se non sbaglio, 51-49, il bando precedente, quello ultimo scorso, prevedeva 70, questo prevederà 80-20, ok? Un'attenzione all'ecologia, quindi l'insonorizzazione è prevista nelle linee guida, è ancora prevista l'insonorizzazione, è ancora prevista che le società vincitrici facciano manutenzione ordinaria. Ok? Insonorizzazione dei refettori laddove ancora sprovvisti, manutenzione ordinaria di arredi e attrezzature locali refezionali, sostituzione di arredi e attrezzature laddove è necessario, formazione del personale a sostegno di particolari aspetti professionali di progetti di promozione della salute, questo non c'era prima, organizzazione del servizio con particolare riferimento ad aspetti specifici, quali ad esempio preparazione e distribuzione delle diete speciali e porzionatura, monitoraggio dei cibi prodotti non utilizzati, okay, recupero per scopi assistenziali di generi alimentari integri non consumati, e non solo quelli che forse prima c'erano da riutilizzare in canili e gattili, ma quelli che sono stati prodotti in più non utilizzati si possono utilizzare per scopi assistenziali. Monitoraggio della soddisfazione dell'utenza. Consigliere, okay, le faccio presente che è scaduto il tempo, se vuole stringere. 22/11/2016, grazie. Altri interventi? Ma il collega ha anche spiegato il secondo emendamento? No, stiamo parlando ancora del sempre primo. Sempre del primo, perché sì. Ok. Quindi ci sono altri interventi sul primo emendamento? Allora, se non ci sono interventi, passiamo a... Sì, consigliere Candigliota, non può, mi fate rispondere, un intervento a gruppo, quindi lei non può assolutamente. Ci sono altri interventi da parte di altri gruppi consigliari? No, allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto?
Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi passerei alla votazione del primo emendamento. Favorevoli all'emendamento? Contrari? Astenuti non credo ce ne siano, ma proviamo a vedere. Astenuti non ce ne sono. Giuliano ha già votato favorevole. Sì, sì, il primo. Presidente, credo che non siano stati nominati gli scrutatori. No, sono stati nominati all'inizio. Ah, perfetto, mi scusi, no. Le fa ridere, consigliere Candigliata? Ah, è divertente. Allora, vi dico subito chi sono gli scrutatori, così togliamo il dubbio. Sono i consiglieri Triputi, Alabiso e Cerconi. Allora, il risultato della votazione... 15 favorevoli, 6 contrari e nessuno astenuto, quindi il primo emendamento viene approvato. Passiamo ora al secondo emendamento e per il secondo emendamento chiedo l'intervento di un relatore che lo possa spiegare. Consigliere Giannone. Grazie Presidente. Il secondo emendamento nasce da una volontà di rafforzare alcuni concetti che comunque sia per la natura dell'atto deliberativo, quindi indicazioni, non sono presenti, ma che in gran parte sono, diciamo, stati condivisi con l'assessore e sono stati, diciamo, anche inseriti in una memoria di giunta, ma noi abbiamo voluto comunque esplicitarli affinché possano comunque arrivare in sede di discussione finale dell'atto anche in assemblea capitolina. Li vado ad elencare perché non sono, diciamo, complicati, ma sono un po' tanti e vanno, diciamo, a fissare alcuni aspetti che a noi sembrano importanti. Allora, noi chiediamo che venga integrato il punto 1 della proposta di deliberazione numero 8 con alcuni punti aggiuntivi, alcune indicazioni aggiuntive. Vado ad elencarle e a spiegarle. Incremento della variabilità dei menu proposti. Allora, vorremmo che comunque sia l'assessore tenga conto che mangiare sempre la variabilità, la variazione dei pasti è una cosa fondamentale per la da un punto di vista nutrizionale, quindi debba essere mantenuto come punto attualmente presente e quindi non si debba recedere, ma noi sappiamo che già è volontà dell'assessore. Ad ogni modo vogliamo che sia ben presente e eventualmente anche la possibilità di aumentare rispetto a quello che oggi è la variabilità. Ampliamento della varietà di prodotti ortofrutticoli utilizzati nei menù nel rispetto della loro stagionalità. Abbiamo notato che le verdure sono più o meno ricorrenti. Noi siamo un paese sud europeo, grazie alla nostra posizione geografica ci permette di poter avere sempre in ogni stagione molte verdure ed è anche importante che le verdure facciano parte, soprattutto nella loro variabilità, di un pasto equilibrato come forma di educazione alimentare già dei piccoli bambini. In aggiunta alle indicazioni per diete speciali per motivi di salute e a quelle di carattere religioso, inserimento tra le specifiche tecniche relative al menù per ciascuna tipologia di utente di un'ampia scelta del menù predefiniti per diete speciali per motivi di salute e per quelli a carattere religioso, oltre che menù vegani e vegetariani che facciano uso di una quanto più ampia varietà di prodotti alimentari. Questo punto, mi permetto di sottolineare, è innovativo in quanto attualmente il capitolato, il bando e quindi gli allegati prevedono le indicazioni che debbono essere seguite dalle dietiste per la formulazione dei piatti speciali, che significa che ogni dietista, eventualmente non solo quelle del municipio, talvolta anche quelle delle ditte, fanno i menù secondo quelle indicazioni di massima, ma comunque facendo un menù che diventa disomogeneo all'interno dell'intero territorio, per cui un menù
per diete speciali, per la stessa dieta speciale in un municipio potrebbe essere diverso, quindi anche dal punto di vista di apporto calorico differente da quello di un altro municipio. Noi invece vorremmo che, così come sono presenti negli allegati i menu specifici, la loro preparazione per i menu standard, vengano anche previsti un certo numero di menu speciali, ok, fatto salvo la discrezionalità delle dietiste municipali e municipali nella modifica, nell'adattamento chiaramente del menu speciale ad ogni singolo bambino, il quale avrà ovviamente una sua propria specifica necessità, esigenza alimentare. Punto D, restrizione sulle modifiche al contratto di appalto richiedente dalla società fornitrice anche in relazione a proposte di modifica di menu. Le proposte di modifica siano vincolate al parere degli uffici tecnici e di vigilanza alimentare municipali competenti, all'introduzione di evidenti vantaggi economici e o qualitativi del servizio per l'amministrazione e o per l'utenza. Allora, ci possono essere delle variazioni, perché può capitare che eccezionalmente un prodotto non sia presente o ci sia una situazione in cui non si possa usare il menu. Consigliere, la devo avvertire, è finito il tempo. Io sto presentando l'emendamento. Sì, l'emendamento viene presentato in 5 minuti, okay. Quindi volevo a questo punto i punti li lascio alla lettura di ogni singolo consigliere. Volevo solamente finire col punto 2, che è una cosa importante, che è di prevedere che in caso di interruzione del servizio per cause non imputabili all'utenza, noi riteniamo che non debbano pagare i cittadini, ma debba in qualche modo o pagare direttamente l'amministrazione se la ditta fornitrice non è causa, altrimenti ribaltare il costo sulla ditta fornitrice. E poi punto 3, decentramento, parliamo di decentramento, ma i residuo quote mensa pagate sui territori vanno adesso al comune. Adesso noi chiediamo che la giunta si faccia carico di modificare questo sistema affinché queste quote, anche per il sistema centralizzato, possano ricadere sui municipi stessi, in voce di bilancio collegate alla scuola. Ok, grazie. La ringrazio di aver terminato. Mi dispiace che non abbia potuto, immagino lei aveva in mente i 10 minuti previsti per l'intervento. Purtroppo per gli emendamenti sono solamente 5 minuti a disposizione e 5 a disposizione per i gruppi per l'intervento. Bene, consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Grazie professore per aver delucidato quest'altro emendamento, che devo essenzialmente constatare che il lavoro che viene fatto in commissione, viene fatto dal Movimento 5 Stelle, delude un po' quelle che sono poi le linee di indirizzo generale che ognuno di noi dovrebbe avere. Controllo di qualità, ribadisco, c'è una determina dirigenziale del 27.1.2017, 14.000 euro di spesa, sono solo 4 operatori, l'albo degli operatori per il controllo di qualità dei nidi è rappresentato solo da 4. Io mi preoccuperei essenzialmente di verificare come mai l'albo degli operatori, cioè la categoria 2, è espressa solo da 4 operatori. Vogliamo il controllo di qualità, vogliamo che migliori, ma non ci preoccupiamo di camminare in essere su quello che è. C'è un servizio che deve, a cui viene affidato ogni anno questo controllo di qualità, con pochi spiccioli, saranno 14.000 euro per controllare i nostri nido, però ahimè vedo che questa determina è partita a gennaio, così, con le modalità che, a parer mio, non garantiscono il controllo di qualità. Ed è un punto. Allora, per tutto quello che ho ribadito prima, non è masticabile un parere positivo rispetto a quello che propina l'amministrazione capitolina. Se l'amministrazione capitolina e questa amministrazione vuole fare vederci chiaro rispetto a quello che si fa per il menù estivo, per il menù invernale, guardasse a quello che ha sottratto qualche altra amministrazione precedentemente. Quindi l'inserimento, ad esempio, nessuno ha parlato
che sono stati levati i menu etnici, giusto, sbagliato, ma non ne abbiamo parlato. C'era la pizza ed è stata levata qualche tempo fa con grande gradimento di tutti i piccoli utenti. Ma quello che mi preme dire è che nelle nostre mense, nei nostri refettori, manca e bisogna guardare con attenzione al servizio di controllo della qualità. Finisco. E abbiamo per il futuro cose da guardare con più attenzione. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente, no, stavo leggendo perché ovviamente questo emendamento non ce l'ha mandato il Presidente, invece l'altro l'avevamo per email, quindi io pensavo che fosse uguale il primo pezzo, invece ho visto tre pagine e quindi cercavo di leggere, visto che non ho avuto il tempo necessario per spiegarli tutti, giusto Presidente di Commissione? Non ho avuto il tempo di leggerli tutti, io stavo leggendo e quindi non lo so, cioè, se può essere interessante un'altra sospensione per far capire questo emendamento che mi sembra importante, oppure lo facciamo con gli interventi che abbiamo a disposizione. Ora, di fronte a questo altro emendamento aggiuntivo, che sicuramente è più importante del precedente. Consigliere Giuliano, un attimo, ho capito che c'era la richiesta di una sospensione. Dico sì, eventualmente. Eventualmente, se vogliamo sì, parlarne. Se no, lei lo chiede e io chiedo. Utilizziamo gli interventi che abbiamo. Ci manca va di... bene. No. Ditemi voi. No, ma intanto tutti. Se lei Presidente, scusi, se io sì. Posso finire, perché sì. Poi non è detto che a loro o a chiunque interessa okay, confrontarsi. Va bene. Io lo dico come riflessione, in quanto il buon Presidente ha mandato l'altro, ma questo non ce l'ho io come mail, per cui mi trovavo a leggere tre pagine e mentre leggevo non ho avuto il tempo necessario per esplicare tutto, insomma per spiegare tutto quanto. Per cui, mentre leggevo, mi rendevo conto che c'erano delle cose interessanti. Probabilmente questo emendamento fa la differenza su quest'altro. Quindi a questo punto io questo non l'avrei neanche più considerato, tenendo conto di questa proposta. Ora, è importante sapere che c'è una memoria di giunta che va in questa direzione. E mi sembra troppo, come si dice, troppo vero per essere vero, cioè troppo giusto per essere vero. Mi sembra che al di là del fatto che si possa criticare tutto, e io infatti mi sono messo alcune punti di critica, però poi la direzione è quella di poter comunque dare una linea guida e di intervenire in un parere che questo municipio non è stato, come si dice, passivo, anzi, al di là delle critiche ha detto si potrebbe, no? Si potrebbe intervenire, si potrebbe modificare addirittura nel punto 1, 2 e 3, con una diciamo spiegazione anche esaustiva. Io dico subito, così tolgo ogni dubbio, poi se vogliamo comunque commentarlo meglio, ma per quello che ho capito, io mi asterrò per il semplice fatto che mi sembra troppo, cioè una cosa del genere, ho i miei dubbi che l'amministrazione comunale la possa comunque prendere in esame, però siccome voglio dire non si fa il processo all'intenzione, quindi la mia posizione in questo senso è di astensione. Se sarà positiva sono ben contento che possa essere modificata. Se non lo sarà, io non ho comunque avuto i miei dubbi e quindi da rappresentante istituzionale devo anche essere corretto con me stesso e con chi ovviamente rappresento. Perché sono cose molto precise e molto belle, nel senso anche il fatto di poter
come si dice, accesso al pasto per le educatrici di asili nido, giustamente per odori A e C, al fatto dell'introduzione dello spuntino pomeridiano ove non previsto, in relazione agli orari di erogazione del pasto e possibilità da piccola utenza posta a prelevare la propria frutta e portarla via e mangiarla anche dopo, a parte il fatto degli sprechi, che non ci debbano essere gli sprechi, il fatto di poter comunque prevedere la suddivisione in bando in 15 lotti, questo Presidente lo doveva dire subito, perché è un elemento sostanziale, no? È un elemento che fa la differenza, è il fatto di poter prevedere che il bando in 15 lotti, dimensioni municipali, per agevolare il percorso del decentramento amministrativo. Cavolo, questo è fondamentale. Consigliere Giuliano, anche il suo tempo è scaduto, io ho concesso prima un minuto in più al consigliere Giannone e le concedo un altro minuto. Bravo Presidente, no, e quindi rimaniamo così, fermi come stiamo, nel senso che come gioco, no? 1, 2 o 3 stella. No, assolutamente, è un minuto e no, se c'è bisogno di sospensione fatemelo sapere. Grazie Presidente che mi ha ricordato, per dire che al di là, cioè, sono cose che andrebbero ragionate diversamente, con una, ovviamente con una efficacia municipale e comunale diversa. Sicuramente voi avete fatto un percorso per arrivare a scrivere queste cose, non è che ve siete inventate, immagino, però da parte mia, no, non è che mi auguro che questo non avvenga, ma sono un po' perplesso che possiate arrivare a questo tipo di risultato. E quindi, per non essere, cioè, se voi mi prendete in giro voi è pure probabile, ma che io mi prenda in giro da solo è un po' difficile, per cui do questa positività di dire mi astengo a questo tipo di azione, però poi come si dice, verificheremo se questa cosa poi andrà in porto, e se andrà in porto avrete il plauso da parte mia, se non sarà ovviamente non è che vi condanno, però ci avete provato, ma l'astensione era motivata. Mi sembra di ricordare che c'era il consigliere Principato che volesse intervenire. Ah, consigliere Giannone? Parla lei? No, ok. Consigliere Toti? No, io invece apprezzo molto le pulsioni autonomistiche che invece percepisco in queste. Io improverai alla nostra Presidente nel primo intervento che fece rispetto al programma della Giunta Municipale, io votai contro, perché non vedevo elementi di autonomia, non aveva assolutamente parlato di decentramento e anche per questo io votai contro. Invece io vedo che queste pulsioni adesso arrivano a livello e ci sono a livello municipale, questo sono senz'altro da apprezzare, perciò ecco, dico Fulvio, questa tensione, voglio dire, che c'è rispetto a un discorso non di accettazione supina di quello che viene dal comune, ma quello di essere protagonista a livello municipale e di fare proposte anche differenziate, voglio dire, diverse, per ribadire un ruolo che deve essere sempre più autonomo da parte dei municipi, ecco, io lo apprezzo molto, perciò ecco, apprezzandolo voto anche favorevole a questo, proprio perché voglio dire anche l'interpretazione dei 15 bandi, ecco, io vorrei ricordare che nel passato si parlavano di bandi a livello municipale, cioè un decentramento pieno, l'appalto erano parole che erano state dette nel passato da giunte precedenti, si parlava appunto di poi farlo gestire direttamente ai municipi, il discorso di ogni singolo appalto, questo non è passato, la tensione che c'è, perciò rispetto a questo che è migliorativa, che comunque non è, voglio dire, esplosiva rispetto a quello invece che deve essere un decentramento forte nella città di Roma, voglio dire, però ecco c'è e io l'ho visto in altri passaggi che voi avete fatto. E volevo dire anche che comunque il discorso dei controlli è un discorso anch'esso importante, che è stato carente nel passato proprio perché tante volte non si è riuscito, proprio per mancanza di controlli, a garantire quel servizio efficiente
positivo rispetto a questo servizio. Perciò ecco, rispetto a questo io voto favorevolmente. Bene, prima di finire volevo capire la necessità dell'interruzione che aveva chiesto prima il consigliere Giuliano, se se ne ravvede la necessità. Se può essere utile per comprendere al meglio i punti, per poter passare ad una votazione più consapevole, io sono d'accordo naturalmente. Anche lei è d'accordo? Mi sembra di capire che la maggioranza è d'accordo alla sospensione. Io prego solamente di rispettare i tempi. Capisco che è più lunga, sicuramente più complessa dell'altra. Spero che in 10 minuti ce la facciate, ma che siano 10 minuti e non siano 15 o 20 come è successo prima. Grazie. Allora riprendiamo la seduta. Allora riprendiamo la seduta con qualcuno che riassuma il risultato di questi 10 minuti di discussione. Consigliere Giannone, ci vuole... Sì, diciamo che spero che le delucidazioni che ho fornito ai consiglieri siano state utili per poter passare al voto con maggiore cognizione di causa e quindi con maggiore convinzione. Dunque, per quanto riguarda quindi questo emendamento aggiuntivo, volevo solo evidenziare alcuni punti che noi abbiamo ritenuto di inserire in parte in sovrapposizione a quelle che già sono presenti nella memoria di giunta del 22 novembre scorso dell'assessora Capitolina, ed altri che invece riteniamo che debbano comunque essere presi in considerazione prossimamente. Allora, innanzitutto, in termini di controllo, noi abbiamo voluto in qualche modo raccogliere quelle che sono state le evidenze delle commissioni mense che ci sono arrivate nel tempo e noi stessi come genitori abbiamo rilevato nel funzionamento del servizio. In particolare abbiamo chiesto un incremento del numero dei membri delle commissioni mensa, soprattutto in funzione del fatto che molto spesso causa accorpamento gli istituti comprensivi hanno più plessi scolastici e anche per dare modo ai genitori di potersi organizzare più efficientemente e quindi poter aumentare effettivamente i controlli da farsi. È prevista già questa cosa, ma noi vorremmo enfatizzare che l'incremento debba essere comunque effettivo e oltretutto debbano essere aumentate anche le funzioni di controllo che adesso, ahimè, sono molto 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 ridotte e a volte al limite della efficacia. Poi vorremmo in qualche modo introdurre il concetto di customer satisfaction, anche questa è presente nella memoria di giunta, ma vorremmo anche specificarlo meglio, perché deve, attraverso il monitoraggio di quello che è l'utilizzo effettivo del pasto, si possa anche prevedere la modifica di certi alimenti che sistematicamente i bambini lasciano. È vero che dobbiamo fare educazione, ma se la carota bollita viene lasciata per il 99% dei casi, forse è il caso di togliere la carota bollita e metterne un altro che sia nutrizionalmente equivalente, ma che non venga lasciato, perché poi dopo i bambini non mangiano il pasto e arrivano alla fine dell'ora con la fame, e allora non va bene, perché teoricamente il menù è perfetto, ma all'atto pratico dobbiamo andare a vedere perché i bambini poi alle 4:30 hanno ancora fame. Dopodiché, accesso al pasto per l'educatrice e gli asili nido, adesso non possono mangiare personale, gli operatori AIC, pur lavorando durante l'orario di mensa. Secondo noi
è una cosa ingiusta nei loro confronti. Rintracciabilità delle derrate alimentari, non ci prendiamo in giro, le derrate alimentari una volta che vengono trasportate da un plesso all'altro non sappiamo che roba è, non sappiamo se formaggio sia formaggio parmigiano o formaggio di altra natura. La Comunità Europea prevede un regolamento, una tracciabilità, questo deve rimanere fino a che non arriva il prodotto nella cucina e le commissioni mensa devono poter verificare che se è stato previsto formaggio parmigiano esso sia parmigiano e non altro formaggio. I menu speciali, come dicevo prima, attualmente ci sono solo delle indicazioni, bisogna che i menu siano predefiniti nelle tabelle, dobbiamo sapere un menu speciale come viene fatto. Un menu per i musulmani deve avere stessa dignità di un menu standard, quindi deve essere descritto nella sua composizione, nella sua grammatura, nella sua preparazione. Non è pensabile che un menu musulmano debba avere delle indicazioni, okay? E quindi debba essere preparato a discrezione di ogni singola dietista. Infine, lotto, suddivisione del lotto in 15 lotti, abbiamo a cuore il decentramento, fa parte del nostro programma e noi vogliamo in ogni modo ricordare all'assessore che questo è una nostra indicazione. Non so se potrà essere fatto direttamente già in questo bando oppure no, intanto noi lo inseriamo. E poi, come dicevo prima, i residui quote mensa devono ritornare al municipio perché sono soldi di cittadini di questo municipio per attività scolastiche. Le famiglie pagano per un servizio attinente alla scuola, se rimangono dei surplus questi devono rimanere al municipio, eventualmente alla scuola. In questo modo si potrebbe anche superare la differenziazione autogestione, perché verrebbe a cadere anche l'utilità, diciamo, di avere un extra per i dirigenti. Quindi in sostanza noi vogliamo affermare che alcune di queste linee guida che noi indichiamo sono già presenti in una direttiva e vogliamo ricordare all'assessore che questo è stato un lavoro ben fatto, ma che vogliamo da questo municipio che si continui su questa linea. Grazie. Bene, stavo ricontrollando gli interventi, mi sembra che ci siano stati ormai interventi per ogni gruppo consiliare, quindi a questo ci sono già stati, Ciancio, lei già è intervenuto. No, l'emendamento è rimasto tale e quale. Sì, è quello che stiamo... Grazie del suggerimento, consigliere Ciancio. Allora, dichiarazione di voto, immagino voglia intervenire lei, consigliere Ciancio. No, volevo dire, Presidente, mi scusi, che dirò due parole in dichiarazione di voto. Pochissime. Caro Presidente, inadempienze penali per il controllo, all'articolo 76 penali di primo livello, tutto quello che lei sapientemente ci ha propinato in questo emendamento che... Esiste 8.000 euro di penale ogni volta che viene negato l'accesso a quelli che sono incaricati di guardare i controlli, 3.000 euro per ogni variazione di pietanza sui menu, però sono 1.000 euro per errate e c'è una sfilza all'articolo di penali di primo livello. Quindi guardare il capitolato che c'è e guardarlo con attenzione costituisce motivo per dire con certezza quello che dobbiamo emendare o quelle, le proposte che dobbiamo accettare. Dire il bando lo fa il municipio, però poi è centralizzato e sono 15 lotti, dovrebbe scrivere nell'emendamento che sono 15 lotti, non sono i municipi che seguono il bando, lo fa sempre il Dipartimento, l'abbiamo accertato due minuti fa mentre ci elencava l'emendamento, per cui... Come mi è capitato spesso di dire, guardiamo bene a quello che c'è per migliorarlo, perché distruggere tutto quello che comunque sembra fatto male dagli altri è un'abilità che non ci compete e non ci porta da nessuna parte. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Vota contrario, immagino. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, consigliere Giannone. Sì, il Movimento 5 Stelle
voterà favorevolmente a questo emendamento, ricordando che 8.000 euro di penale su milioni di appalto non sono nulla, e quindi noi al punto L della nostra, del nostro emendamento chiediamo proprio un aumento dei controlli naturalmente sull'effettivo rispetto del contratto speciale e un inasprimento delle penali se ne fosse necessario. Grazie. Bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto passerei alla votazione. Favorevoli all'emendamento? Contrari? Astenuti? Allora, l'emendamento passa con 13 voti favorevoli, 6 contrari e un astenuto. E quindi l'emendamento è approvato. Dopo l'approvazione degli emendamenti passerei alle dichiarazioni di voto sull'atto, sulla delibera. Vi ricordo che è stata emendata, quindi c'è la dichiarazione, per non commettere errori, di voto, l'espressione di voto favorevole e l'emendamento che abbiamo appena approvato. Chi è che vuole intervenire per dichiarazioni di voto? Ci sono interventi? Non ci sono interventi, passerei quindi alla votazione dell'espressione di parere. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì. Sì, quindi come la precedente sono 13 voti favorevoli, 6 contrari e un astenuto, quindi la delibera è approvata. Sì, la delibera è approvata.